in collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni, Unipol Sai Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol Sai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo! Conad City, via Ginorandi 47 a San Pancrazio di Russi, telefono 0544 53 4444. Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, orario continuato dalle 7 alle 19.30. Domenica 8.30, 12.30. Vi aspettiamo, oltre che con nuove offerte tutti i giorni, anche con la nostra pescheria in atmosfera modificata, pane e pasticceria di nostra duratura e banco macelleria marchio 3C. E reparto ortofrutta sempre freschissimo, Conad City a San Pancrazio. Molto contento, c'è molta partecipazione, abbiamo visto molte iscrizioni, molte preiscrizioni, sono molto contento. Nostra gara vedo che piace. Quasi pronto tutto a livello organizzativo per la San Pancrazio, vero? Ho visto i ragazzi con le palette in mano che si stanno radunando un po' alla volta, chi con la bici, chi con la paletta, per i punti strategici, perché insomma il percorso è di 21 km. Abbiamo curato particolarmente la sicurezza e dovrebbe essere tutto pronto, via. Giuseppe Del Priore, lo vedete, tutto elegantemente vestito, questo è un podista veramente singolare, mi piace perché oltre a fare il podista lui realizza piatti favolosi, te l'avevo detto che era un po', secondo me, la tua grande passione poteva sfociare in qualche cosa di più importante, e mi sembra che tu stia seguendo questa linea, vero Gio? Sto seguendo la linea, più o meno la cultura del benessere, perché tu lo sai bene, mangiar bene significa andare più forte, quindi curare tutti i dettagli mi ha portato a correre abbastanza forte per quelli che sono i nostri margini qui. Poi ho perfezionato la cucina in modo così. È diventata bella da vedere, buona da mangiare. Buona e bella, perché vuol mangiare anche l'occhio e la mente, sì, giusto? Assolutamente sì, hai ragione. E ci sto facendo un pensiero per quanto riguarda un futuro nella cucina. Io mi iscriverei a MasterChef se fossi in te. Ma non sarei in grado di affrontare una pressione così grossa. Questo lo dici tu. Sei un podista, secondo me le pressioni sai affrontarle bene invece. Ma vedi, molte volte io non faccio le gare proprio per una questione di stress, perché comunque mi stressa moltissimo stare nell'ambito in dei gruppi dove comunque ti vedono un po' diverso, perché corri semmai un po' più forte degli altri o vinci qualche gara, e quindi a me questa pressione qui mi dà molto noia. Teodora Ravenna Run, seconda edizione, sarà quando? 3 maggio 2020, ovviamente. E stiamo già lavorando? Sì, stiamo già lavorando, piano piano. Vedo che qui presso il gazebo del comitato state raccogliendo, Teodora, state raccogliendo varie preiscrizioni a varie gare. Sì, perché ovviamente, come dicevi prima, come segretaria del coordinamento, il coordinamento cerca di aiutare tutti gli atleti delle società facenti parte, e quindi invece di dover mandare la mail qualche giorno prima della manifestazione, noi raccogliamo i moduli da consegnare alle società che organizzano. Chi vuole preiscriversi quindi viene qui col suo tesserino, noi trascriviamo i dati e consegniamo alla società l'elenco dei preiscritti. Il coordinamento è unione,
E questo dà modo di unire, secondo me, le società che organizzano e le competitive, perché comunque non è facile oggigiorno riuscire ad organizzare una competizione e dare un servizio sia a loro che agli atleti che sono iscritti a queste società. Visto che siamo un coordinamento di società podistiche, è giusto che ci aiutiamo fra di noi, perché partiamo sempre dal concetto che siamo tutti volontari, però quando facciamo le nostre gare competitive l'impegno è tanto, perché a livello organizzativo, tutto quello che comporta, insomma, organizzare una corsa in sicurezza, noi come comitato dobbiamo esserci, dobbiamo dare una mano alle nostre società, perché più gare facciamo organizzate in un certo modo, più il nostro nome, che rappresenta 150.000 podisti solo nella provincia di Ravenna, significa di tutto quello che c'è attorno, perché per fare una gara podistica ci sono tante cose che non sembrano, ma a cominciare dalle strade, a cominciare dai premi, a cominciare da tutto quello che comporta anche solo allestire un parco, sono tantissime cose che devono quadrare il più possibile. Noi abbiamo messo in piedi un servizio, ovviamente sono tutte quelle cose che nuove vanno pubblicizzate un po' di più, ma già sta avendo il suo successo, dove raccogliamo tutte le iscrizioni anticipate delle nostre manifestazioni. Questo è un aiuto sia per l'atleta, perché in un colpo solo si iscrive a più gare, ma soprattutto per chi organizza, perché con largo anticipo riesce a inserire i dati del computer, perché anche qui abbiamo bisogno di fare delle verifiche, che il soggetto sia tesserato, che abbia il certificato medico in regola. Quindi ribadisco, sono tante le cose, ma tutto con un obiettivo solo, di fare degli eventi di un certo tipo. Edizione numero 44 del Trofeo dell'Uva, siamo a San Pancrazio, Russi, provincia di Ravenna, partita la gara, è con me Sabrina Sgalaberna. E con me Enrico Spada, però Enrico, con noi c'era anche Vito Melito, che è stato ricordato in un minuto di silenzio prepartenza, ovviamente meritato perché era un espositore fisso, un amico della maratonina di San Pancrazio, del Trofeo dell'Uva, giunto quest'anno alla sua 44esima edizione. Quindi bene gli amici di San Pancrazio hanno fatto appunto a ricordare questo grande campione del mondo del podismo. E tanti quelli che sono intervenuti oggi alla 44esima edizione del Trofeo dell'Uva, che prende il nome proprio dal periodo, insomma, che ci sta tutto, perché sì, uva un pochino dell'uva. In ritardo anche nella raccolta, quindi perfetto, anzi alla fine al ristoro c'erano anche i grappoli di uva che a volte non si trovano più neanche nelle feste dell'uva, quindi bravi gli amici che continuano a mantenere le loro tradizioni. Salutiamo l'ex sindaco di Cesena Paolo Lucchi, che continua a mantenersi in forma e ha capito insomma come funziona, ma questa è la testa della gara. Il terzetto in testa della gara c'è Matteo Lucchese, c'è Giuseppe Del Priore e c'è anche Roberto Muccioli a condurre, mentre in campo femminile, insomma, la favorita numero uno Anna Spagnoli ha subito preso il comando delle operazioni, ma lì vicino ci sono anche Rachel Borges e Giorgia Mancini. Ecco, 1882 il totale dei partecipanti, ecco, questa è la seconda donna all'appello e la terza subito dietro, Rachel, e diciamo che oggi è andata molto bene, la quarta anche della Ravenna Runners Club, oggi è andata molto bene perché insomma è stata una bella gara dei record, nel senso che stanno tenendo molto bene gli amici della San Pancrazio i numeri dei podisti partecipanti. Dicevo 1882, competitivi 362, erano anche di più gli iscritti, poi quelli che non hanno ritirato il pettorale sono stati diversi, quindi comunque un numero sempre in crescita, con Promesse di Romagna che anche qui tengono benissimo, 81 bimbi alla linea di partenza, e qui iniziamo a peregrinare nella periferia di Russi, perché San Pancrazio frazione del comune di Russi, questa è Pezzolo, e qui stiamo vedendo appunto una fase del passaggio appunto in questa chicane che sono le stradine di questo piccolo paesino che è Pezzolo di Russi. Sì, abbiamo visto Sabrina che si è staccato Matteo Lucchese dal coppia ormai di testa, qui invece vediamo passare Anna Spagnoli e anche Giulia Mancin, che è allenata dalla campionessa Fogli, Laura Fogli, grande campionessa del passato, grande allenatrice del presente, e qui vediamo Matteo Lucchese che ha perso contatto con la coppia di testa, dunque Muccioli e Del Priore a fare l'andatura. Muccioli, diciamo,
possiamo dire a ruota, ma alla fine diciamo che guardando l'altezza dei due atleti non è che abbia un gran vantaggio Muccio di stare dietro. Infatti ecco, lo vediamo che affianca Del Priore, cerca di andare anche lui a fare l'andatura. Questa è la salitella del ponte di Godo, quello che poi dà sulla Deco Industria, mi pare, o il Coffee, adesso non ricordo bene, comunque c'è una struttura sotto che si vede molto bene, dove gli amici si riforniscono anche di biscotti, credo che sia proprio la Deco Industria. E qui dicevamo la caratteristica e la differenza fra i due amici anche nella vita, Del Priore e Muccioli, è proprio che uno è più portato per le lunghe, l'altro è più portato per le corse. E qui c'è lo sprint finale, siamo proprio al traguardo con Del Priore che riesce a vincere in 1:10:39, un secondo solo di vantaggio su Roberto Muccioli, Del Priore della Women in Run, dell'Edera Forlì invece Muccioli. Qua si sono anche abbracciati, finita la gara. Il terzo posto è per Ismail El Aissoufi, 1:13:48, piuttosto staccato. Poi arriva Matteo Lucchese, che era stato protagonista all'inizio, 1:14:06, con un secondo di vantaggio su Davide Poggi, che è quinto. Il sesto posto è per Claudio Cavalli, che è anche il primo dei veterani A, con 1:14:25. Il settimo per Alessandro Raiti, che aveva vinto la maratonina di Faenza. Poi abbiamo Emanuele Maio e Gabriele Giovannini. Il decimo posto è per Denis Pianini, qui invece appunto a breve vedremo invece l'undicesimo, che è Giovanni Luca Andrela del Running Club Comacchio, che precede Lorenzo Fuschini. Sabrina, bella gara, bel finale, grande finale con un Claudio Veneri, primo di categoria veterano B, in grande spolvero rientrato alla grande il nostro amico Claudio. E adesso, nell'attesa, volevo specificare che fin dal settimo chilometro hanno un po' imposto i ritmi Muccioli e l'amico Del Priore, e non ci sono stati dubbi questa volta sulla vincita di Del Priore, che si è classificato primo. Quindi sì, l'anno scorso ci fu qualche problema con il photo finish, quest'anno invece direi che noi avevamo al secondo posto, tra l'altro col piede l'abbiamo visto chiaramente. Sono andata a rivedere per onor del vero nei confronti degli atleti, quando mi sottolineano le cose. Forse c'è stato un problema di Dapper, non lo so quale sia stato, però quest'anno non c'è stato. Quest'anno non c'è stato, quindi Giuseppe, alla grande, io ti do atto di un errore che abbiamo letto su una classifica generale che ci è stata fornita, però ti devo dare atto che il piede diceva che eri tu il secondo, quindi complimenti. Allora, stanno sfilando gli atleti, intanto stiamo aspettando la prima delle donne, che Alessandro Montanari, che intanto qua salutiamo, anche lui gli diciamo un buon grande in bocca al lupo, perché lui sa il perché. E poi insomma abbiamo, mentre le nostre bimbe guardano, le nostre ragazze delle Promesse di Romagna, che hanno tenuto il nastro dell'arrivo, sono pronte perché tra noi poco arriveranno Spagnoli, ricordiamo il 29esimo memoria Rita Gulmanelli, cara amica che purtroppo è scomparsa oramai 29 anni fa, 23esimo memoria al Sante Rambelli, 11esimo memoria al Giorgio Minghetti. Ed eccola qua Anna Spagnoli con 1:26:43 che taglia il traguardo e poi torna indietro, perché lei si sta preparando per altre gare più lunghe, dunque per lei è un allenamento. Vince anche in allenamento. Secondo posto per Rachel Elaine Burgess, l'atleta inglese però già naturalizzata italiana. Terzo posto per Giorgia Mancin, che ha appunto concluso in 1:27:22. Il quarto posto di Gabriela Loretti. Mancina, allenata da Laura Fogli, che l'abbiamo vista proprio nello sfondo finale. Quindi salutiamo gli amici del San Pancrazio e ringraziamo della loro grande ospitalità. Ci rivediamo domenica prossima alla Tremonti. Sono due mesi che io e Roberto ci alleniamo insieme per migliorare determinati aspetti delle gare. Lui è più veloce nelle gare corte, io sono più resistente nelle lunghe, e quindi uno aiuta l'altro, io nelle resistenze e lui nelle velocità. Oggi era un test nella mezza, di stare sotto 1:11 e fare il personale lui, quindi 1:10:40, quindi penso che andrà benissimo. Soddisfattissimo anche perché sono riuscito a lasciare abbastanza dietro Matteo Lucchese, che di solito nelle gare mi ruba la scia per chilometri e poi gli ultimi chilometri mi frega, e oggi sono andato deciso a cercare di staccarlo più possibile, quindi va benissimo, va benissimo.
Oggi devo fare un lungo, quindi è venuto un po' alto anche il tempo nella mezza e devo fare un po' di chilometri, quindi sono ripartita e non so neanche quanto ho fatto nella mezza, insomma, però va bene, insomma. Il percorso è bello, è veloce, nel senso ci sono dei gran rettilini, quindi si riesce a impostare un ritmo costante e quindi una bella giornata, temperatura ottima, direi, dai, tutto bene, bene. C'è anche chi fa solo allenamento a livello, vabbè, tu avevi il pettorale, Doc, però ce lo mettiamo per essere corretti, ma c'è anche chi fa solo allenamento come tu in questo caso. Esatto, oggi facciamo degli obiettivi. Oggi l'obiettivo è la mezza di Cotignola, poi anche tutte le altre gare del circuito di Ravenna, però l'obiettivo è la mezza di Cotignola, dovevo fare il personale. Oggi un allenamentino in progressione, sono andato bene. Il pettorale è servito per darmi un po' di stimolo. Tu che sei un medico di base, Massimiliano, quanto è importante correre e farlo nella maniera giusta? L'importante è non passare di là, perché non solo il numero di chilometri ma anche l'intensità, bisogna riconoscere i propri limiti, però bisogna cercare di andare anche un pochettino, cioè avere un po' di stimolo, cercare di andare ai propri limiti, ma nello stesso tempo cercare anche di riconoscere quali sono le proprie possibilità fisiche. Direi che è sempre soddisfazione il fatto di fare manifestazioni qui in centro San Pancrazio, è emozionante, dai, a vedere questi bambini, come dico tutti gli anni, vedere questi bambini, questi adulti. E ho visto, ti devo dire Sabrina, ho visto tanti non competitivi oggi, tantissimi alla partenza, quindi è stato ancora più emozionante. Salutiamo Zac perché purtroppo per motivi di salute questa mattina non è presente qui, lui ha portato avanti tante manifestazioni, ha unito un gruppo, ha tenuto coeso un gruppo, quindi noi praticamente è la continuazione di del lavoro che è stato fatto in precedenza, quindi è piacevole, insomma. Ci sono stati molti iscritti sia alla competitiva che alla non competitiva, anche in controtendenza rispetto al movimento generale. È una cosa che fa veramente piacere, l'organizzazione come sempre è fantastica qui a San Pancrazio, alla festa dell'uva, ha aiutato anche il tempo perché la giornata è ideale per correre, quindi bene, se lo meritava, complimenti da parte mia. L'anno scorso eravamo 1775, quest'anno siamo arrivati 1882, quindi diciamo che con tutte le problematiche sono che c'è il calo, siamo aumentati, quindi è un buon segno, ecco. Noi cerchiamo di tenere alto questa gara, di tenerla ben premiata, abbiamo fatto molta pubblicità, diciamo il tutto ci ha premiato. E ve lo siete meritati. Quanti erano i competitivi quest'oggi, Presto? 362. Come numero possiamo essere soddisfatti. Le promesse di Romagna erano in totale, erano 81. Ringraziamenti da fare? Io devo ringraziare la Conad che ci ha aiutato, diciamo. Lorena e i suoi figli? Lorena e tutti i suoi figli per questa manifestazione che ci dà, diciamo, un po' tutti. Sia loro sia noi un po', diciamo. Allora, è vero che Conad sono veramente persone oltre le cose? Sì, è vero, la Conad, diciamo, sono anche persone, perché non tutti si prestano come si presta Lorena e i suoi figli. Ringraziamenti, credo, anche la collaborazione che avete avuto dalle altre società del comprensorio di Russi, Bertolt Brecht che ha fatto da apripista per la gara, ma anche tutti coloro che vi hanno dato una mano, compresi i fonici e anche il grande Nevio. Sì, Nevio è il migliore, è il migliore in assoluto. Diciamo che dovevo ringraziare Bertolt Brecht, sempre alla Mole, che diciamo che noi facciamo anche a volte delle manifestazioni assieme, e diciamo tutti gli altri, diciamo, presidenti delle altre società e il comitato, ecco. Mi permette un saluto, eh? Sì. Un saluto da una signora, lo apprezzerà sicuramente. Sì. Gianni, Zac, dove sei? Non ti ho visto oggi. Un saluto veramente calorosissimo, un bacione che ti mando, presidente? Esatto, perché lui è quello che ha costruito, diciamo, questa società, ed è giusto fare un saluto. Gli facciamo un grande saluto. Zac, mi raccomando, ta in botta.